Ciao ragazzi, allora andiamo a vedere quali sono i prossimi eventi per quest'ultima parte di maggio, ok? Faccio due varianti oggi, adesso faccio cadere due carte e poi che contraddistingueranno le varianti e poi le sceglierete, sceglierete la vostra variante. Allora, vediamo le due varianti. Allora, prima variante. Prima variante, vediamo la seconda. Seconda variante. Scegliete, mi raccomando, a istinto l'immagine che più vi attira, ok? Quindi prima variante e seconda variante. Partiamo dalla prima. Prima variante. Allora, vediamo quali sono i prossimi eventi per quest'ultima parte di maggio. Vediamo. Allora, abbiamo una regina di denari. Allora, per quest'ultima parte di maggio, intanto io ti vedo con un'energia molto determinata, ok? E ti affianco anche di questo 8 di denari, che è poi quello che ha contraddistinto la tua variante, ti vedo veramente molto determinata nel proseguire o percorrere un cammino ben preciso, ok? In quest'ultima parte di maggio. Quindi senza troppi fronzoli, senza indecisioni, insomma ti vedo nel tuo pieno potere, ok? Guardiamo ancora. Potrebbe esserci anche una figura anche femminile, sia che tu sia uomo che tu sia donna, e che magari è vicino a te o che magari ti fa delle proposte. Allora, sei di bastoni. Ragazzi, qui c'è veramente un'ottima energia. Qui vedo nell'ultima parte di maggio delle soddisfazioni riguardo a un qualcosa a cui voi tenete molto, ok? Un qualcosa per cui voi vi siete impegnati molto, vi state impegnando molto. Qui arrivano delle soddisfazioni, delle gratificazioni. Un re di denari, quindi un'altra conferma di collaborazioni anche, ok? Eventuali collaborazioni o comunque persone che vanno a favorire questo processo di gratificazione, questo processo di percorso che tu continuerai o intraprenderai in quest'ultima parte di maggio. Cioè, sono carte che mi vanno a significare che sei sulla strada giusta e che avrai proprio le risposte, alcune risposte, che sei sulla strada giusta proprio in quest'ultima parte di maggio, ok? E infatti, sette di denari. Qui ci sono veramente, allora, per alcuni ci possono essere proprio delle opportunità, un nuovo lavoro, comunque delle opportunità e delle gratificazioni lavorative, gratificazioni per quanto riguarda il proprio valore, ok? E anche economiche per alcuni, ok? Di conseguenza. E fatto sta che io qui vedo una fine di maggio veramente molto positiva per quanto riguarda
la parte proprio che riguarda proprio l'ambito materiale e riguarda il lavoro. Per alcuni di voi potrebbe anche essere, anche se io qui vedo molto più questa parte vita materiale, però per alcuni di voi ci potrebbe anche essere, per le coppie, che c'è uno sviluppo di qualcosa di concreto, di qualche progetto in quest'ultima parte di maggio, e per chi è single potrebbe anche essere che ci sia un incontro piuttosto importante. Ok? Prendiamo un'ultima carta. La luna, allora la luna in questo caso, perché delle volte può avere dei risvolti un po' lunari, no? Mettiamola così, e in questo caso la luna che cosa ti vuole dire? Ti vuole dire, guarda, stai seguendo le tue percezioni, stai seguendo il tuo sentire e che è quello giusto, ok? Quindi anche se in quest'ultima parte di maggio, che ripeto, per te della prima variante è molto positiva, per quanto riguarda appunto la tua proprio realizzazione, la tua manifestazione, cioè ci sono proprio carte che ci sono, e questa fine di maggio ti gratificherà parecchio, ok? In tutti i sensi, a tutti i livelli. E la luna ti viene a dire, guarda, mi raccomando, segui il tuo istinto, segui le tue intuizioni, segui le tue percezioni, perché ti porteranno in questa fine di maggio veramente ha delle risposte positive e molto gratificanti, che vanno a confermare chi veramente sei tu, ok? Bellissima prima variante, una bellissima fine di maggio, quindi io ti abbraccio e passo alla seconda variante. Ciao seconda variante, allora andiamo a vedere per te quali prossimi eventi, come sarà questa fine di maggio. Vediamo, allora abbiamo un 5 di denari e un 8 di coppe. Allora, intanto io vedo che qui molti di voi nella fine di maggio si metteranno alle spalle un dispiacere, ok? È proprio molto chiaro. Quindi avete questa fine di maggio, avete finalmente, diciamo, voltato le spalle a qualcosa che vi creava del disagio, che vi creava un dispiacere, che vi creava dei sentimenti negativi, ok? Possono, probabilmente sono legati a una persona, magari proprio a questo re di bastoni, no? A una persona che magari anche al femminile, non è detto che sia per forza una figura maschile, però ve lo lasciate alle spalle, ok? Vediamo ancora. E infatti, asso di coppe, nel momento in cui, anzi, vi dirò di più, voi vi lasciate alle spalle questa cosa che vi ha disturbato, ok? E con grande determinazione, cioè avete proprio deciso voi di portarvi alle spalle questo qualcosa che vi creava disagio. E proprio facendo così, questa fine di maggio vi porta ad avere una centratura emotiva, ad avere di nuovo il vostro equilibrio emotivo e ad avere delle nuove opportunità proprio a livello di affetti, di sentimenti, di amicizie, in generale, ok? E guardate un po', qui infatti nell'ultima parte di maggio si apriranno delle nuove conoscenze, delle nuove anche collaborazioni, mi viene da dire, con cui ci sarà veramente qualcosa di duraturo, ok?
Quindi avete preso una decisione, mi viene da dire, coraggiosa, avete proprio fatto un atto di coraggio, ok? Riguardo a un qualcosa che vi creava, o qualcuno, insomma, che vi creava disagio, situazione di sconforto, disagio, insomma, qualcosa che era negativo per voi. Avete fatto questo atto di coraggio e nella fine di maggio, proprio perché avete chiuso un qualcosa che non era affine a voi, vi si apre veramente proprio nella fine di maggio un nuovo scenario. Uno scenario che, ripeto, può essere dettato da nuovi incontri per quanto riguarda i sentimenti, nuove amicizie, nuovi contatti molto proficui per voi e molto affini a voi, ok? Quindi bella questa fine di maggio per te della seconda variante. E io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo interattivo. Ciao!